Ciao ragazze, bentornato, benvenuta a tutte sul mio canale. Allora, oggi finalmente sono tornata, come vi avevo promesso, con questo video, nella quale andremo, appunto, come avete capito anche dal titolo, a ricostruire ed allungare le unghiette di mia sorella con le tip 100% gel. Sono le tip di Libra Nail. Se mi ricordo, vi lascio giù tutto nei commenti, il link. Sono appunto delle tip completamente in gel che possono essere sciolte con gli HD remover, anche se io non ci ho ancora provato, devo dire la verità. E quindi niente, vi mostro appunto come fare questo allungamento in breve tempo, andando a ottenere un buonissimo risultato. Mi ci trovo molto bene perché sono molto elastiche. Si possono pinzare, hanno una buona curvatura, una buona bombatura e sono anche abbastanza adattabili rispetto alle unghie che ci si trova di fronte. Quindi, allora, adesso come state vedendo, io sto andando a preparare le mie tip. A livello di unghia naturale, il procedimento è lo stesso. Quindi, io ho eseguito la dry manicure con le mie punte, ho accorciato molto il bordo libero, sono andata a opacizzare tutta l'unghietta, come al solito sono andata ad idratare con il mio alcol isopropilico e sono andata a appunto mettere il binder. Una cosa che non ho fatto questa volta, non ho messo la base sull'unghia naturale, ma ho messo direttamente tutto all'interno della tip. Per poi appunto andare in lampada, comunque poi vedrete man mano. Quindi io cosa faccio? Intanto abbiamo provato le tip sull'unghiette per vedere quali erano adattabili alla forma dell'unghia. Mi raccomando, i laterali devono essere sempre coperti perché sennò questo provocherà dei rialzi o comunque anche filtraggio di umidità e cose poi spiacevoli. Quindi controllate bene che i laterali siano sempre a posto. Dopodiché, una volta che avete pronte tutte le vostre tip, andiamo dentro a opacizzarle. C'è chi usa standing bangs, io non li ho, di conseguenza utilizzo una punta normale, in questo caso la Mini Raptor di Passione Unghie, che è quella che uso per il semipermanente, e vado praticamente dentro a opacizzare sì, la tip. Poi, se vedo che in alcuni punti non sono riuscita molto bene con la punta fresa, allora prendo la mia lima e vado ulteriormente, ho il buffer, come vedete, ulteriormente ad opacizzare. Dopodiché, una volta pronta, andiamo a spazzolare per bene. Andiamo anche qui ad applicare il binder in modo che abbiamo lo strato dispersivo appiccicoso. E poi andiamo a io in questo caso ho utilizzato Genius. Tra poco, appunto, ve lo faccio vedere. Però il procedimento è comunque molto semplice, molto veloce. Ripeto, più che altro voi dovete preparare le tip, quindi le varie tip. Ovviamente dovete anche farvi aiutare dalla ragazza che si sta sottoponendo al trattamento appunto di allungamento con tip, perché quando ad esempio io ho effettuato da sola l'allungamento, ho utilizzato il metodo trapassato da Valentina di tenere la lampada in bocca, però diciamo ragazze che non è poi il massimo della comodità. Di conseguenza io vi consiglio di farvi aiutare dalla ragazza, le spiegate un attimino cosa deve fare, come comportarsi e almeno siete sicure e siete a posto. Quindi allora qui vedete anche l'intrusione delle manine di mia figlia che è sempre in mezzo. A questo punto, come vi dicevo, vado ad applicare il binder sulla tip e poi andremo ad applicare anche Genius.
eccoci qua, quindi prendiamo Genius e vado a stenderlo strato sottile sulla maggior parte della tip. Dopodiché andiamo a prendere poco più di prodotto e lo andiamo ad applicare solo nella parte che andrà poi ad avvicinarsi alle cuticole. Per quanto riguarda la quantità, dovete un attimino prenderci l'occhio, perché all'inizio sicuramente uscirà un pochino fuori, però ragazze basta prenderci appunto un po' l'abitudine, capire quanto prodotto vi serve e poi vedrete che non succederà più. Oltretutto, anche se dovesse sbordare un pochino, niente di male, nel senso che poi, come vi faccio vedere in questo video, si può tranquillamente andare a limare, quindi si vanno a limare i laterali dove è fuoriuscito il prodotto ed è tutto sistemato. Quindi una volta che abbiamo fatto il primo strato di Genius andiamo ad applicare una quantità un pochettino maggiore sulla parte delle cuticole e vado a far scivolare la tip sull'unghia, quindi non vado direttamente proprio attaccata al giro cuticole, ma un pochettino più avanti cerco di far scivolare bene bene la tip verso, diciamo, le cuticole, premendo dalla punta. Però non so se riesco a spiegarmi quello che invece state vedendo. Questo perché? Per evitare di creare delle bolle d'aria, che si formino delle bolle d'aria. Una volta che il prodotto si porta avanti verso il bordo libero dell'unghia naturale, allora è il momento di andare a posizionare la lampada. Vedete, qui si vede proprio bene. Vado a schiacciare, porto in avanti, appena è fuori sul bordo libero dico a mia sorella di mettere la luce in modo da bloccare il gel e far fissare almeno la prima parte di fissata del gel. Dopodiché finiremo il tutto in lampada, ovviamente, non è che è finito così, e procedo così per tutte le unghiette. Poi, una volta terminato tutto, vado in lampada, faccio fare un giro di 60 secondi, come se fosse una ricostruzione normale, e poi siamo pronti appunto per andare a pulire tutto il nostro giro cuticole nel caso in cui servisse, quindi nel caso in cui abbiamo appunto sbordato. Io utilizzo la punta, quella che ho preso su Passione Unghie, per pulire anche il sotto, e poi appunto lo vedrete. E poi, una volta finito, andiamo a bafferizzare e andiamo a stendere il colore. Eccoci qua, come potete vedere abbiamo terminato. Allora, preciso che lei le ha volute accorciare di molto, questo è il risultato, erano piuttosto lunghe. Come potete vedere non ci sono bolle d'aria, sono venute molto perfette, quindi io con quella punta vado praticamente a rimuovere eventuali sbordamenti, a accorciare la punta, in quanto comunque la tip è molto molto sottile, quindi si riesce ad accorciare, e come vedrete adesso faccio girare la mano sotto sopra e vado a pulire eventuale gel che lo scalino che ha creato il gel, ok? Anche se qui in realtà
non c'era moltissima roba, però comunque io lo faccio sempre. Dopodiché vado a passare il buffer su tutta la superficie della tip e poi vado a colorare. Abbiamo optato per un bianco molto estivo, scusatemi, qui vedete i miei capelli. Quindi ho usato l'SP 134 di Passione Unghie, che è l'Extra White, molto, molto buono come bianco. Ho fatto due passate e sull'anulare invece siamo andati di brillantinato il 202 o 220 di La Femme Professionnelle, che è Bellatrix, molto, molto bello. E sul pollice abbiamo invece applicato degli Swarovski. Quindi ragazzi, io vi lascio al proseguo del video. Spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualche domanda, lasciatemi qua sotto nei commenti che vi rispondo come sempre. Se il video vi è piaciuto, regalatemi il vostro pollicione così continuo a crescere sempre di più. Ci vediamo prestissimo, spero, in un nuovo video. Avevo intenzione di farvi qualche video di alcune nail art che ho in mente. Quindi niente, io vi ringrazio per essere state con me. Vi mando un bacione grande e al prossimo. Ciao!